Buongiorno e benvenuto in questo nuovo video. Allora, oggi video motivazionale, andremo insieme a togliere l'albero di Natale e le ultime decorazioni natalizie che mi sono rimaste da togliere in soggiorno, perché le altre stanze le ho fatte nei giorni precedenti. Ovviamente comincio dalle palline e da tutti gli addobbi appesi all'albero, poi toglierò i festoni ed infine le luci che sono una cosa tremenda da togliere, non solo da mettere, ma soprattutto da togliere. Adesso mi vedete praticamente litigare con le lucine, ma è una cosa che davvero odio fare, poi si ingarbugliano tantissimo tutti questi fili che sono immensi, però ci tocca, dobbiamo toglierle e niente, adesso mi vedrete anche super vittoriosa e fiera di aver fatto questo sbrogliamento di luci. Ora vado a togliere l'alberello, ritiro tutti i rami e poi lo ritiro appunto nella sua scatolina. Ora passo a togliere tutti gli addobbi dalla parete attrezzata, vado a togliere il runner, vado a togliere davvero tutto, non solo gli addobbi, in modo che riesco anche a spolverare e a pulire bene il mobile. Vado a lavarlo con un panno inumidito in microfibra e dello sgrassatore, tutto qua. Vado a pulire anche la televisione e poi risistemo tutto. Una volta sistemata la parete attrezzata, passo sulla mia credenza e vado a togliere anche lì tutte le decorazioni natalizie, le calze, insomma tutto, e vado a riporre tutto negli scatoloni che andranno molto presto, quindi stasera in cantina. Una volta che ho tolto le tende e ho anche tolto la tenda luminosa, vado a fare una lavatrice appunto con le tende. Nel frattempo vado a lavarmi tutti i vetri. Passo poi al divano dove tolgo tutti i copricuscini, le federe le metto a lavare e vado poi ad aspirare anche il divano. Tolgo tutte le coperte, queste qui però sono pulite, e vado poi appunto ad aspirare il divano con l'aspirapolvere. E metto poi le federe pulite, queste qui rosa che mi piacciono tantissimo e non fateci caso, non stavo parlando da sola, ma stavo canticchiando. Ora vado a mettere questi fermatenda bellissimi presi da Maison Decadent qualche giorno fa, e così in modo che le tende non tocchino a terra e poi sono più carine. Passo ora l'aspirapolvere per terra, il Dyson lo passo qui dappertutto prima di andare a lavare e a fare le altre cose. Thank you.
Una volta che ho pulito e sistemato anche il tavolino di mio figlio dove disegna e colora, vado a passare l'aspirapolvere dietro al divano, che non è una cosa che ovviamente faccio tutti i giorni, non vi dico che cosa non ho trovato, non lo facevo praticamente dal mese di novembre. Vado anche ad aspirare il divano, tutto il retro del divano, e passo poi la vaporella, questa qui. È la vaporella Black & Decker 17 in 1 ed è favolosa. Io, se state cercando una vaporella, ve la straconsiglio. La passo poi anche ovviamente su tutto il restante del pavimento. Ed ecco qua il soggiorno completamente stravolto, finalmente l'ho sistemato, è ritornato come prima, un pochino più vuoto perché ho cercato di togliere delle cose, non mi piacciono più troppe cose in vista, quindi sto cercando di sistemare un pochino al meglio tutta la casa. E niente ragazze, il soggiorno è bello che è pulito e profuma davvero davvero di pulito. Nel frattempo si è fatta ora di pranzo, quindi faccio bollire l'acqua, metto l'acqua a bollire e mentre l'acqua bolle metto in una padella un pochino di olio, volendo potete aggiungere della cipolla oppure dell'aglio, io non l'aggiungo perché questa sarà anche la cena di stasera, per me il pranzo e per mio figlio e mio marito un pezzo di cena, quindi non l'aggiungo perché a loro non piace. Metto un pochino di olio a riscaldare e poi vado ad aggiungere i cubetti di prosciutto cotto, questi qua, e li faccio un pochino rosolare. Una volta rosolato il prosciutto vado ad aggiungere i pisellini, questi qua della Valfrutta, che sono buonissimi e poi si cuociono anche in fretta. Ovviamente vado a sciacquarli un pochino, non metto l'acqua che c'è all'interno, e poi per far continuare la cottura metto un pochino di acqua della pentola, questa qui che sta bollendo, e lo andrò a fare per due volte, quindi questa sarà la prima volta. Una volta che si sono un pochino cotti, che si è un po' asciutta l'acqua, vado ad aggiungere un altro mestolino di acqua nei piselli. Una volta che bolle l'acqua ovviamente vado a salarla, e una volta salata vado a mettergli, scusatemi, il riso basmati, questo qua, e io lo misuro così con la tazza, utilizzo una tazza che non è proprio piccola, quindi è abbastanza grandicella, ne metto due tazze belle piene perché appunto la mangio a pranzo. Mangerò questo a pranzo e mangeranno anche mio marito e mio figlio stasera come primo, oltre al secondo piatto ovviamente. Una volta che si è cotto il tutto, vado ad aggiungere anche 3 uova precedentemente salate e sbattute, e le faccio cuocere a fuoco basso. E una volta che si sono cotte, ragazze, potete aggiungere della salsa di soia e vi verrà un riso alla cantonese meraviglioso, buonissimo. Provate, se vi piace la salsa di soia ovviamente. Io non ne avevo in casa, quindi non l'ho messa, anche perché poi tanto ai miei uomini non piace, però a me piace tanto. E niente, una volta che si è cotto vado a spegnere i fuochi e poi vado a scolare il riso e lo aggiungo al composto.
E voilà! A questo punto potete aggiungergli, come vi dicevo prima, la salsa di soia. Ma io ovviamente non lo farò. E questo è il piatto finito. Buonissimi ragazze, erano davvero buonissimi. E niente, io come al solito vi mando un bacione. Se questo video vi è piaciuto, un bel pollice in su. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella, così non vi perdete tutti i prossimi video che caricherò. E noi ci vediamo lunedì con un altro video. Ciao!